ai microfoni di Nero Verde Channel con mister Achille Mazzoleni a commentare il 2-1 patito in casa della Folgore Caratese. Mister, cosa non è andato oggi, soprattutto alla fine del primo tempo, in quei 5 minuti in cui la Caratese ha di fatto vinto la partita con i due rigori? Credo che proprio quello, i due episodi dei calci di rigore, credo che siano state le due forse occasioni più grosse che hanno avuto, e sono stati bravi. Ferrari è stato bravo a trasformare tutti e due i calci di rigore, perché credo che fino al primo rigore occasioni per andare in vantaggio nitide la Caratese non ne ha avute molte. Dopo il calcio di rigore siamo stati un po' ingenui a riprendere anche il secondo rigore. Ecco, alcuni piccoli campanelli d'allarme c'erano già stati nella vittoria anche larga contro Levico Terme la scorsa settimana, su quell'errore che aveva dato il vantaggio a Levico. Oggi la Castellanzese è incappata ancora in questi due piccole ingenuità, è la cosa che bisogna sistemare per il futuro. Oggi sono stati due episodi abbastanza ingenui, perché comunque credo che nella prossimità dell'area di rigore non si può essere così polli a cadere in questi tranelli, però sono cose che si commettono e oggi le abbiamo pagate cara. E invece per la prossima settimana, visto che questa è una settimana di tour de force per la Castellanzese, 3 partite in 7-8 giorni, da cosa deve ripartire la Castellanzese? Cosa le è piaciuto di questa partita? Comunque sia, siamo venuti su un campo non semplice contro una squadra che è dentro i playoff dall'inizio del campionato, quindi una squadra di vertice e di alta classifica. Credo che alla fine non abbiamo subito poi tantissimo e abbiamo cercato di mettere le nostre armi. Non sono bastate, però credo che abbiamo fatto la nostra bella figura cercando di evitare questi piccoli ma pagati veramente grosse ingenuità, e non commetterle mercoledì con l'Inveruno, perché la posta in palio è molto alta. Poi però sappiamo che ne mancano ancora 17 partite. Credo che lo spirito è questo: cercare di andare su tutti i campi e a fare il risultato. È vero che a volte si possono ottenere un po' più di fioretto e a volte serve un po' più la sciabola. Oggi serviva un po' più di malizia, un po' più di furbizia, soprattutto in questi episodi, nel non concedere la loro opportunità alla gol. È un peccato perché, ripeto, oltre ai due rigori, sì, è vero che poi nel secondo tempo un paio di volte abbiamo salvato quando mancava pochissimo alla fine della partita, ma anche perché o riuscivamo a fare il gol poi, come è successo, e ancora quasi nel minuti di recupero riusciamo anche magari a pareggiarla, ma era inutile stare a difendere lo 0-2 e abbiamo concesso qualcosina. Però a livello difensivo, sinceramente, ripeto, a parte i due calci di rigore, tante altre occasioni non abbiamo concesse. È una squadra molto forte, quindi ripartiamo da quello e vediamo di fare tesoro di questi errori e di portare a casa i punti mercoledì. Grazie, mister.